se cerca di farle bene, io dico perché le ho fatte bene, perché volano. Allora dici, il secondo giorno ce la godiamo di più, tant'è che oggi tre quarti di X-Congress come al solito non l'ho potuto vedere, perché tra telefonate, disdette, eccetera, eccetera, e altre cose, eccetera, eccetera. Quindi di solito facciamo due giorni proprio per stare meglio, c'è l'acclimatamento, no? Domani non ci sarà la seconda giornata dell'X-Congress, quindi cercheremo di carpire queste prossime ore nel migliore dei modi, e prossime anche per questa sera. Voglio ricordare che questa sera ci sarà una pizzata molto veloce e anche molto economica, e forse fate ancora in tempo, se siete arrivati da poco andate durante una piccolissima pausa veramente di 5 minuti proprio per dare la possibilità di bere un bicchiere d'acqua, no? Sai, un bicchiere d'acqua da deglutire anche da parte vostra. Sì, perché una pausa un quarto d'ora forse un po' eccessiva per fra un paio di ore. Quindi una volta finita la cena pizzata ci sarà il concerto di Dea, che vedete già tutto pronto, il soundtrack è stato fatto mentre voi pranzavate, ecco perché gentilmente avete atteso fuori un pochino di più. E io avrei da dire tante cose, mi limito a dire alcune, visto che le alzate di mani questa mattina sono state molte per chi è venuto la prima volta. Dunque, vieni intanto, facciamo un applauso a Corrado Malanga. Allora, già non si dice, radiofonicamente, se ero in radio, allora fuori, perché allora non si dice. Però dunque, non si dice. Or dunque, eccetera. Corrado l'ho conosciuto nel 1995. Corrado parlava solo di rapimenti alieni. Per gli ultimi 10 anni, diciamo, ti do i primi 2 di questi ultimi 10 anni, lo ho ancora voluto fare perché sei tu e sei bravo. Gli ultimi 8 sono completamente convinto che, benché abbia detto che non ne voleva parlare più, mi ricordo una scena, perché io sono uno scemo, di un film, non di Fantozzi, ma di Pono Villaggio, dove c'era una che si attaccava alla gamba, Mendoza, lui, famiglia mia, cioè cercava in tutti i modi di scansarli, dici, eccetera. Questo lo dico perché, conoscendolo bene, e voi che lo conoscete bene seguendo tutti i video di YouTube, qui ci sono gli amici più cari, spero di essere ancora un tuo amico caro, eccetera. Comunque, è giusto per dire che Corrado difficilmente vi direbbe di no, ma ultimamente ci sono stati molti no. Io sono stato presente ieri, si può anche dire, perché certo, a lui ci tiene. C'è stato un invito dal Perù, lui gentilmente non vado, non andiamo, non andremo. Ovviamente negli ultimi anni, se avete visto un Malanga, e me lo devi, mi spiace Corrado, sì, se vedete un Malanga più dinamico, più bello, più pimpante, perché, ma anche molte donne dicono, Corrado, ma ti vedi in forma? E grazie a questa donna che è vicino a lui. Perché io conosco il prima, il durante, il dopo, glielo dobbiamo? Certo. Grazie Milana. Sarà ancora gentile, però è la verità, è quello. Una donna fortifica l'uomo e la donna è mobile, è che viva. Certo. Ragazzi, io sto qua per stemperare un attimo e lo so che mi volete che me ne vada, però volevo dire semplicemente questo e renderci un attimino ancora più uniti. E nel 2013, a parte gli scherzi, lui disse, io non parlerò più. Ovviamente i negativi, diciamo che i positivi e i negativi dissero, ecco, è tornato, perché ha detto una, lo dici spesso pure tu, quindi si può sdoganare, una puttanata, perché invece ha continuato a parlare. Quelli che dicono questo non sono qua presenti, perché nessuno può capire che Corrado è tornato, perché c'è un nuovo Corrado Malanga, esattamente da almeno dal 2013 in poi. Che poi voi, gli altri, chiunque, continuino a parlare di ciò che lui ha fatto, ma non solo il capitolo, l'enciclopedia si è chiusa. Oggi c'è un nuovo capitolo di questa nuova enciclopedia che lui avrebbe dovuto portare, almeno, se lui voleva ovviamente, il prossimo anno. Perché dico questo? Perché, e non sto qui a dirvi i particolari, lui non doveva essere qua, ma siccome è successo qualcosa che è un po' pubblico ma anche un po' nascosto, e diciamo che lui mi ha dato la possibilità di risolvere questa situazione dicendo, se
riesce a fare questo, io ritorno volentieri. Io mi aspettavo che lui parlasse del mondo felice, tant'è che il libro è 2019, l'ultimo. Ha detto no, io voglio parlare di energia e vibrazione, ma che è quella cosa che avresti voluto fare il prossimo anno? Sì, può andare bene. Mi ha anche confessato che avrebbe avuto bisogno forse di un mesetto in più. Quindi noi stiamo prendendo questo Corrado in una maniera non solo rinnovata del rinnovato, ma unica, perché oggi avete sentito già qua tutti i relatori, praticamente a parte lui, ma sentire un'energia e vibrazione da Corrado Malanga, se 15 anni fa mi avessero detto questo, probabilmente avrei detto sì, ma di che cosa hai bevuto? Avrei chiesto anche a quella persona. E invece oggi cambia pusher. Cambia pusher, grazie. Quindi io l'ho fatto mille volte, ma non posso dire altrimenti, grazie nuovamente per essere qui nuovamente, anche per la tua nuova veste. E c'è una canzone dei Depeche Mode che magari non ti piaceranno, il cui testo però è fondamentale. Dice il testo: Walking in my shoes, prova a camminare sulle mie scarpe e poi vedrai. Solo per dirvi questo, il giorno del 2013, 5 giorni prima era nato mio figlio, ero così. Soltanto la notte prima di quell'ultima volta che lui disse che non voleva più parlare, il papà di Corrado se ne andò. E lui era qua a parlare. Se questo non lo sapevate, si aggiunge un'altra goccia nel mare magnum di Corrado. Quindi Corrado non è Corrado perché è Corrado, ma perché noi lo conosciamo come una persona vera che non ti dice le cose dietro. E solo per questo io sono onoratissimo di avere una persona che contribuisce ogni giorno di più a dare un nutrimento a questa semi-arida situazione, e lasciamo perdere soprattutto negli ultimi 6-7 giorni. Grazie Corrado. Grazie a te, grazie a voi, grazie a voi. Non mi serve per questo. Allora, cercherò di essere breve. Vedi? Quando, questa è PNL, no? Quando uno dice una cosa, dentro di te lo sai se è vera o meno. Questa è PNL. Allora, l'argomento di oggi è l'argomento che lo chiamiamolo nuovo Malanga, ha percorso diverse tappe. Questa è la penultima tappa, perché l'argomento si chiude con la prossima conferenza di Firenze, ma in realtà dovete sapere che è diversi anni che io sto portando avanti un discorso per arrivare a quella che sarà la conferenza di settembre. Questo è il penultimo step, cioè non potevo dire quello che dirò a Firenze in un colpo solo, perché la gente mi avrebbe guardato e rinchiuso. Quindi ho dovuto in qualche modo tentare di operare una serie di trasformazioni per potervi mostrare che esistono dei prerequisiti necessari per avere l'ipotetica comprensione di quello che dirò, per dargli una cosa che si chiama indice di credibilità. Cominciamo subito, perché non abbiamo tanto tempo. Vibrazione. Tutta la manifestazione è una vibrazione, questo lo dice la New Age, lo dice anche molti relatori che sono venuti oggi, probabilmente tutti, andando a scarrufolare nel passato nostro, nel mito, nella nostra storia più recondita e nascosta, come vedremo. Ci sono delle banalità, le dico subito. La prima banalità è questa: il nostro cervello fa delle cose, c'ha una serie di operazioni elettriche che fa, attraverso le quali in qualche modo emette dei segnali. Questi segnali, i più interessanti forse sono questi qui, lo sanno tutti. Questo però per dire una cosa diversa, cioè per dire sostanzialmente che l'attività del cervello è un'attività biunivoca. Ho scritto molto in queste diapositive, nelle slide non si scrive, si fanno solo vedere le figure, però ho dovuto scrivere tanto perché così, tornando a casa, la gente poi si scaricherà il video di questa cosa con tutto lo slide, se ne riguarda e se ne studia per benino, perché scripta manent e verba volant. Sostanzialmente, vede, se l'attività del cervello è assistita da campi elettromagnetici sotto forma di onde, ciò significa che il nostro cervello può essere manipolato da esse, ma può anche manipolare se stesso e di conseguenza l'ambiente circostante. Voi sapete che io sono uno di quelli che dice che noi siamo i creatori del nostro universo. Quindi noi, attraverso
il fenomeno della realtà virtuale che si manifesta sotto forma di, per esempio, quelle che noi chiamiamo simulazioni mentali. La simulazione mentale produce nel cervello un cambiamento a livello energetico di queste onde, e queste onde producono qualcosa che all'esterno è la nostra creazione. Sostanzialmente io credo questo, queste sono prime banalità. Bisogna però tenere presente che il nostro cervello risponde non solo ai campi elettromagnetici, ma anche a quelli acustici, anche se essi non si vedono sostanzialmente sempre. Quando io sento una... o meglio, sono sottoposto a un campo magnetico, a un campo sonoro di 8 Hz, 8 Hz non li sento, al di sotto di 20 Hz sostanzialmente nessuno sente niente, tranne un orecchio finissimo, il cane magari no, ma noi poverini siamo limitati così. Ecco, invece ciò pare che non sia vero, ci sono degli studi fatti per esempio con la risonanza magnetica, con l'attacco, eccetera, come in questa mappa, che mostrano che ci sono delle zone del cervello che per esempio, vedete colorate, risentono anche degli 8 Hz, quindi... In realtà noi crediamo di non sentire, ma non sentiamo con le orecchie, mentre in realtà il nostro cervello in qualche modo risponde agli 8 Hz, quindi c'è una interazione nostro corpo con l'universo che vibra. Io non so se Einstein ha detto quello che c'è scritto sopra. Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Questo sicuramente Einstein l'ha detto, però qualcuno dice che sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non lo so se l'hanno attribuita ad Einstein questa cosa. Se l'ha detta, io sono perfettamente d'accordo. Perché? Tutto l'universo è una manifestazione che si evidenzia con il fenomeno della vibrazione, cioè una variazione ciclica e ripetitiva di un pattern. Del pattern ne abbiamo parlato un paio di anni fa, qui mi sembra proprio a Pescara, per cui vi rimando a quella conferenza lunghissima. Sempre una introduzione questa, eh? Ma sulla natura di questa vibrazione la scienza non ci ha capito niente, cioè ognuno la spara più grande, bisognerebbe farsi tornare i conti, anche perché è chiaro che chi studia la letteratura ayurvedica vede le cose da quel punto di vista lì, chi studia la fisica quantistica le vede da quantistico, chi è un esoterista pensa completamente in modo diverso, bisogna avere un quadro di lettura omogeneo perché sennò non ci si cava le gambe. E cercare di essere più lontani possibili dalla New Age, se no veramente non ci caviamo le gambe. La prima manifestazione primordiale della vibrazione. Allora, se noi siamo immersi in un campo che vibra, dobbiamo capire qual è questo campo. Purtroppo non è una cosa newageana, si tratta di una radiazione di fondo. La radiazione di fondo dell'universo, cioè CMBR, la Cosmic Microwave Background Radiation. Cioè, chiamiamo la radiazione di fondo da questo momento e non se ne parla più. Che cosa cavolo è? È stata scoperta da poco. È una vibrazione di fondo che ci dice che c'è stato il Big Bang. È l'unica prova importante a sostegno della esistenza del Big Bang. Sapete come funziona l'universo? L'universo fa come un chimico, Dio fa il chimico, prende un po' di materia, un po' di antimateria, le mescola insieme, fa una titolazione acido-base. Quello che dovrebbe succedere è che la materia e l'antimateria si annichiliscono totalmente e non ci rimane niente, si sviluppa un po' di calore. Quello sarebbe la radiazione di fondo. Purtroppo le cose non sono così, perché nel nostro pallone di reazione c'è poca materia, pochissima antimateria, quasi tutto buio e non si vede niente. E allora Dio ha sbagliato titolazione. Ci ha messo più acido e meno base. C'è qualcosa che non torna. Non torna soprattutto per quelle che sono le regole di simmetria che descrivono l'universo. Non torna. Allora, finalmente si scopre questa radiazione di fondo che ci dice sì, il Big Bang c'è stato. Questo è il rumore della radiazione di fondo. Che cosa ci si aspetta dalla radiazione di fondo? Ci si aspetta che se c'è stato un Big Bang, boom, il rumore, boom, è localizzato in un punto, da lì veniva, e qui si sente meno, mano a mano che mi allontano, no? Invece non è così. Non è omogenea, o è omogenea, la radiazione di fondo? Sostanzialmente è quasi omogenea, cioè l'universo fa lo stesso rumore dappertutto. Quindi, che cosa vuol dire? Che non c'è stato il Big Bang perché il rumore non è partito da un punto? I fisici che sostengono che invece il Big Bang c'è stato, se fanno rigirare la torta e dicono, oh guardate,
ogni punto dell'universo è il centro dell'universo. L'universo è come un palloncino di gomma che voi soffiate. Soffiandoci dentro, la superficie del palloncino si gonfia. Se voi con un pennarello fate due segni sul palloncino, che sono due pianeti, gonfiate, i due segni si allontaneranno tra di loro e questa è la manifestazione dell'espansione dell'universo. Quindi l'universo è la superficie, non è quello che c'è dentro, è solo la superficie. L'universo è una superficie, non è un volume. Questa è una cosa importante in questa visione delle cose. E soprattutto, siccome il Big Bang è nato quando questa superficie era un punto, il Big Bang si è espanso dappertutto. È per questo che c'è una radiazione di fondo omogenea dappertutto. Questo ve lo dico perché bisogna capirla sta cosa. Beh, purtroppo non è neanche così, perché quando vado a fare i conti veri scopro che la radiazione di fondo non è affatto omogenea, ma c'ha della anisotropia, cioè dei buchi in cui, di spazio, di superficie, in cui c'è un po' più di caldo, un po' più di freddo. Siccome la radiazione di fondo è stata legata alla misura della temperatura, bisogna andare a vedere la temperatura com'è fatta. Che variasse nel tempo la radiazione di fondo è una cosa vera. Ora abbiamo una temperatura di 2,7 gradi Kelvin, quindi fa quasi zero assoluto, quindi un freddo della Madonna, quasi tutto fermo. Vi ricordo che a 0 gradi Kelvin non si muove foglia, cioè gli elettroni stanno fermi, ghiacciati, i fotoni, si fermano anche i fotoni che normalmente andrebbero alla velocità della luce. A 0 gradi il fotone sta fermo. 11 milioni di anni fa, cioè guardando le stelle che sono lontane 11 milioni di anni, la cui luce viene ora da noi, ma che è partita 11 milioni di anni fa, si possono fare delle analisi e si è scoperto che 11 milioni di anni fa la temperatura era 9,7 gradi, quindi vedi, si è raffreddata. 9,7 gradi Kelvin 11 milioni di anni fa, 2,7 oggi si è raffreddata, ci stiamo effettivamente raffreddando. Lo sapete cosa vuol dire questo? Che l'universo finisce, si ferma, si fredda tutto, se le cose vanno in quella direzione, se non c'è un altro evento. Questo va tenuto presente. Non si presentassero anomalie locali. Il Big Bang prevede che non ci siano anomalie locali. Tutto è accaduto omogeneamente e quindi dovrebbe andare avanti così. Questo dice il Big Bang, cioè lo studio della radiazione di fondo, che è la radiazione primaria in cui tutti siamo immersi in questo campo. E queste sono le fotografie della radiazione di fondo. Il signor Planck non è il signor Planck, è un satellite che si chiama Planck, che ultimamente ha fatto queste misure. E le ha fatte usando, fai conto, diversi occhiali, cioè diverse lenti, che lo vedete sotto, sono i gigahertz con i quali si vede, si cerca di fare le misure. Vedete che a secondo dei filtri utilizzati, la radiazione di fondo, per vedere tutto l'universo, che è come se fosse una sfera, punto interrogativo, se fosse così non si vede cosa c'è dietro. Allora l'hanno messa in modo tale da fare quella specie di sferoide, ellissoide, così, in cui si riesce a vedere anche quello che c'è dietro. Bene, lo vedete che c'ha dei buchi, non è affatto omogenea. Comunque tu la voglia vedere, qualsiasi filtro ci metti, le cose non sono perfette. E ci sono dei problemi, ci sono dei gravi problemi, perché la radiazione di fondo prevede, guardate il cerchietto in alto, dei punti oscuri, dove l'universo è molto più freddo di quello che dovrebbe essere e non si sa perché. Oppure si vede qui una serie di punti che hanno una simmetria colorata, li chiamano gli assi del diavolo. Vedete nella seconda, questa lineetta qua, questa qua, sapete che cos'è? È l'equatore. Cioè, se l'universo fosse una sfera, quello sarebbe l'equatore. Siccome l'universo l'ho distorto e l'ho messo in quel modo strano, quella è la lineetta che sarebbe l'equatore. Vedete che in alto e in basso ci sono tre zone perfettamente simmetriche tra di loro, con temperature completamente differenti. Oppure, e da dove vengono fuori questi strani cerchi concentrici, questi, in cui la temperatura è più bassa? Cerchi perfetti, non c'è nessuna anisotropia. Oppure, vedete di là, diversi tipi di filtri e miglioramenti nel comprendere che una radiazione che poteva comparire completamente omogenea in realtà ha un sacco di disomogeneità,
alla fine. Quello è uno dei punti strani, sembra un triskel, uno di dei punti più scuri, più neri, più bui, e non si sa perché ha quella forma lì, proprio la disomogeneità qui è totale, e questo è l'ingrandimento di una delle zone tonde, che non si capisce perché sono proprio tonde così. Allora che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se queste cose ci sono, e ci sono, non c'è mai stato il Big Bang, perché queste cose sono contrarie alla isotropia del sistema. Il Big Bang a casa. L'unica cosa che la radiazione di fondo, la CMBR, ci diceva era che c'era stato il Big Bang. È l'unica prova del Big Bang. Basta che una di queste prove, di queste immagini, ci dice quello che ci vuol dire, che il Big Bang non c'è mai stato. Punto numero uno. Cosa ce ne facciamo di questa scienza qui? No? Punto numero due. Però, guardate, quella macchia lì, questa macchia qui è una zona del nostro universo che cola, cioè cade, si muovono le stelle in quella direzione, si abbassa. Ma se il Big Bang fosse stato un vero Big Bang, tutto doveva essere omogeneo, pum, e tutte le stelle si dovevano allontanare tra di loro sempre. Perché invece quella zona, che è una bella grossa quantità di spazio superficiale del palloncino che noi ci abbiamo, quando si gonfia cade da una parte? Capisci a me? Questo vuol dire che non c'è stato nessun Big Bang. Rimettila come ti pare, fai i salti mortali dell'universo, il Big Bang non c'è mai stato. Tant'è vero che gli scienziati che studiano queste cose dicono... cosa dicono? Dicono che non è possibile, qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna. Poi arriva Penrose. Penrose è un fisico molto importante, era praticamente... la bocca di Hawkins, sapete quello che è morto recentemente, che stava sulla sedia a rotelle? Ecco, Penrose sostiene, analizzando una di queste foto, vedete cosa gli viene fuori? Gli viene fuori quei due punti lì, questi strani due punti circolari. Questi due punti circolari, secondo Penrose, sarebbero i residui di quelli che sono due giganteschi buchi neri che, urtando fra di loro, avrebbero dato origine all'universo. Però non è finita lì. Pochi mesi fa viene fuori un'altra ricerca che pubblica i punti, vedete nelle frecce, che sono i punti più freddi dell'universo. Io, guardando questa fotografia e quella di prima, se volete ve la faccio rivedere, dico, oh, ma sono le stesse posizioni, me la fai mettere una sopra l'altra? E quando ne metti una sopra l'altra scopri che sostanzialmente c'è una sorpresa. I buchi, i punti più freddi dell'universo sono i punti in cui si stranamente c'erano anche i due buchi neri di Hawkins, di Penrose, che avrebbero creato l'universo. Che strano. Vogliamo fare un esperimento? Vogliamo prendere questa cosa e riportarla in coordinate sferiche? Facciamoci una palletta. Ta-tan! Questa è la palletta. Vedi che la palletta in alto c'ha quasi esattamente sovrapponibile uno dei punti più neri. E io allora ho detto, beh, siccome l'universo che noi ci siamo creati è un universo evideonico, cioè un universo che è fatto a doppio cono, ve lo ricordo nei lavori precedenti, mettiamoci sopra il nostro universo. Ta-tan! Oh, guarda, sembra proprio che ci sia il doppio cono, che è la rappresentazione del fotone e dell'antifotone. Vi ricordo brevissimamente che se l'universo è un frattale, l'universo gigantesco ha la stessa forma del pezzettino più piccolo, quindi andare a studiare un fotone e andare a studiare tutto l'universo non cambia nulla, perché sono uguali. Quindi ecco che questo doppio cono rappresentava la parte di materia e la parte di antimateria, perché gli assi, questi sono gli assi, vi faccio vedere qui. Questo è l'asse del tempo e questo è l'asse dello spazio, e l'altro, quello verticale, è l'asse dell'energia. Il fotone e l'antifotone si interconvertono tra di loro. Questo dice anche, se vuoi, in qualche modo l'astrofisica moderna. L'astrofisica moderna dice che l'universo è un ologramma piatto spazio-temporalmente, estruso sull'asse dell'energia, che ti dà l'idea che esista la materia. È praticamente la stessa cosa. Cioè, allora quello che ci diceva la radiazione di fondo, non è che la radiazione di fondo è lo scoppio del Big Bang, è un'altra cosa. Che cos'è? Potrebbe essere l'oscillazione di fondo del fotone e antifotone. Noi saremmo quindi immersi in quel rumore, così, va bene? Cosa dice l'articolo scientifico? L'articolo scientifico commenta
sulla Cosmic Microwave Backgrounds, lì c'è il titolo e da dove viene la rivista scientifica, eccetera, eccetera, ma la cosa interessante è la frase questa. Se la CMBR non ha una origine cosmica, allora può essere generata localmente. Certo, ogni fotone e antifotone genera in quel punto la radiazione di fondo. E questo se questo è il caso, then, cioè allora, the Big Bang model is in serious trouble, che in parole povere vuol dire non c'è mai stato. Sono riviste scientifiche, non mi sto inventando nulla, qui ci sono le referenze. E allora bisogna capire, perché la teoria del Big Bang fa acqua da tutte le parti. Invece la teoria del fotone antifotone no. Quindi quello che noi vogliamo dire è che noi siamo immersi nella prima vibrazione importante, che è la vibrazione dell'essere non essere, direbbe qualcuno andando nei vecchi modi di dire le cose, yin e yang in qualche modo, il dentro e il fuori, che sono fuori e dentro contemporaneamente. Ed ecco che in questo cono rappresenta quello che è il fotone. Il fotone è come se fosse una pallina che gira in questo modo, e mentre gira scende, poi risale, poi scende, poi risale. Il fotone si trasforma in antifotone, l'antifotone si trasforma in fotone, la materia e l'antimateria è qui, in questo istante, contemporaneamente. Non c'è un altro posto dove c'è l'antimateria, è qui, ma io l'antimateria non la vedo, perché l'antimateria ha una elicità, si dice così, diversa, e quindi noi non possiamo percepirla, perché con la materia non interagisce. È l'antimateria che interagisce con gli antifotoni, la materia interagisce solo con i fotoni. Questo è uno dei motivi fondamentali perché noi siamo illuminati dalle stelle che fanno venire i fotoni dal passato verso il presente, ma non siamo illuminati dai fotoni del sole di domani. Per carità, non voglio entrare in questo discorso perché ci facciamo notte, però pensateci, l'antifotone è quello che va indietro nel tempo, secondo la fisica. Questo vuol dire che l'antifotone, che sarebbe qui contemporaneamente e che parte dal sole di domani e viene verso torna indietro nel tempo, c'è, ma noi non lo possiamo vedere perché è un antifotone, tutto sommato. E sì, c'è un altro aspetto della questione. Qualcuno ha studiato queste cose e ha detto, ma se io prendo della sabbia, la metto dentro, bagnata, la metto dentro una sfera e scuoto la sfera così, che fotografia viene fuori? Ecco, in questo articolo scientifico viene fuori un risultato analogo alla radiazione di fondo, cioè quello che, ma non solo in un contenitore sferico, anche in contenitori non sferici. Questa ricerca è attualmente allo studio della NASA, quindi non è uno che si è inventato una cosa così, ma che cosa vuol dire questo? Dove c'è il grande c'è anche il piccolo, che il nostro universo ha la caratteristica di poter veramente essere un frattale, perché la sabbia sbattuta nell'acqua o nell'olio su una superficie sferica dà la stessa, esatta, identica situazione del rumore di fondo. Allora guarda, in alto lassù c'è 2 gradi di quindi un pezzettino piccolo, piccolo, piccolo così di cielo dove c'è la radiazione di fondo. Io che cosa ho fatto? Per evidenziare quella fotografia ne ho fatto l'inverso e ho sovrapposto l'inverso con l'originale. No? Viene fuori questo. Le macchiette bianche, sapete cosa sono? Sono stelle che si trovano lì e che ora vengono evidenziate bene. Guardate che cosa vi sembra. Se voi guardate bene, comprendete che state cominciando a capire che quei buchetti neri rispetto alla marea azzurra sostanzialmente sono buchetti molto simmetrici tra di loro e stanno sostanzialmente come una spugna regolare, molto simmetrica, tanto è vero che sembra un frattale. Il frattale di Cantor è del 600, questo matematico pensa già ci si era inventato sta cosa. Lo vediamo in forma cubica, ma lo possiamo vedere anche in forma sferica. Posti pieni, posti vuoti, oppure fotoni, antifotoni, il rumore dell'universo, il rumore di un frattale che si muove in questo modo. Quindi il nostro universo sarebbe un frattale. Allora guardate, in questa rivista scientifica, io bisogna che
Una volta non lo facevo, ma tutti mi dicevano: ti sei inventato tutto. Ecco, da come faccio vedere le fotografie degli articoli scientifici non ho sentito più volare una mosca. Allora, questa si chiama E-Infinity Theory. La E-Infinity Theory è una teoria che dice che l'universo è un frattale di Cantor. E nello sviluppo della teoria, la teoria si basa tutta, andatevi a leggere gli articoli, tutta sul fatto che tutti i numeri della fisica quantistica sono multipli della sezione aurea. Pensate che cosa incredibile! Ora che noi abbiamo la vibrazione e che sicuramente i militari si sono resi conto che la vibrazione esiste, sai, il militare ha l'idea che ci sono, vede il mondo in duale. I civili e i militari, non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono i civili e i militari. Io quando facevo il militare e ricevevo i telex da un'altra zona, i militari chiamavano la mamma del militare madre Miles. Cioè tutto è legato all'essere militare o al non essere militare. Ecco, i militari non hanno una grande idea dell'intelligenza in senso vario, quindi dice non guardiamo avanti, noi guardiamo anche avanti, a volte anche di un metro. Ecco, e allora l'idea del militare è quello di usare la vibrazione per fare qualcosa. E certo, che cosa? Beh, da Jericho a New York lo sappiamo. Per esempio, prendiamo Jericho. Allora, questa è la pratica per buttare giù le mura di Gerico. Gli israeliti cinsero d'assedio la città di Gerico, ubbidendo all'ordine del Signore, che sempre si mette in mezzo a casa sua. I soldati ebrei fecero per 6 giorni un giro attorno alle mura della città. Vedi il rituale? Al 7° giorno i soldati fecero 7 giri e poi 7 sacerdoti con 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca dell'alleanza avanzarono suonando con l'avanguardia che li precedeva e la retroguardia che li seguiva. Vabbè, certo. L'arca dell'alleanza, facendo ancora una volta un giro delle mura con il popolo che assisteva in silenzio, e a questo punto cosa succede? Questo rito veniva ripetuto per 7 giorni. Nell'ultimo anche l'arca fece 7 giri e, dato fiato alle trombe, ta-tan, crollano le mura di Gerico. Fatto salvo la casa di Rab, perché Rab aveva i soldi e quelli non li dovevano distruggere, ma come si sa, un po' gli ebrei sono un po' tirchietti, se li volevano prendere, quindi quella non l'hanno distrutta. Distrutto tutto, ma i soldi no. E già archetipalmente parlando, questo la dice molto su certe popolazioni. Cosa sono queste trombe? Dov'è? Perché questa vibrazione ha fatto determinate cose? I tedeschi andavano contro, i tedeschi sono fanatici per la guerra, gli deve lasciar fare. Quindi sparavano una canzone di Orietta Berti contro il nemico e il nemico veniva distrutto, praticamente così. Ma non crediate che tutto si fermi qui perché ci sono gli americani. Vedi, gli americani fanno le cose più belle, più moderne, ma insomma la questione è sempre la stessa. Sono fissati, chi fa la guerra è fissata per utilizzare la coscienza e la conoscenza a modo loro per tentare di fare qualcosa del genere. Invece, in realtà, non dovrebbe essere così. Loro dicono, studiano queste armi, che sono armi soniche, con la vibrazione, che non ti fanno male. No, non ti fanno male, ti spappolano il cervello e come si vede, perché loro dicono, siccome non ti uccidono, le posso utilizzare. Certo, non ti uccidono, ma ti fanno cascare le palle, le posso utilizzare lo stesso. È un modo, come chi fa la protezione animali, sapete, la vivisezione. Quelli che fanno la vivisezione gli hanno detto che la vivisezione non si fa perché moralmente il cane, l'uccello, il topo soffre. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno decerebrato gli animali, così non soffrono più e loro sono contenti. Ecco, questa è un po' l'analogia, se volete. In realtà la vibrazione è una cosa veramente potente. Quella che poteva essere la vibrazione di fondo, poi ci ritorneremo sopra, ha portato lo studio della vibrazione di fondo a pensare di poter utilizzare una vibrazione per fare quello che forse gli antichi sapevano fare, che noi non ci ricordiamo più, perché
la civiltà antica era basata su una, sul suono, era una civiltà con la conoscenza sonica, non con la scienza fotonica. Però vedete, basta il vento che vada in risonanza, parola magica, con un ponte e il ponte crolla. Basta in qualche modo un, come si dice, un bicchiere. Vedete, il bicchiere che si distrugge da solo praticamente, oppure quello di sotto. Guardate come oscilla. A voi vi sembra bombardato da delle onde soniche di particolare frequenza, il bicchiere, lo vedete esplodere. In realtà il bicchiere, guarda, che sembra di gomma, si allarga, si allunga, si accorcia, si stringe, fa delle cose allucinanti che quel materiale lì non si capisce come non si rompa immediatamente prima di ondeggiare così. Quindi la potenza è gigantesca. Le antiche conoscenze, ma allora se gli antichi sapevano qualche cosa, andiamo a vedere che cosa sapevano gli antichi, magari ci serve. Certo, una delle cose di cui oggi velatamente ci si è anche un po' passati sopra è il famoso Aum. Allora a me è venuto, non solo, e questa fotografia evoca una cosa importante, tre trombe. Perché? Non potevano essere 4, 5, 6 o 7, in questo contesto sono tre. E io ho pensato che il suono della Aum poteva essere il suono della A, della U e della M, cioè il suono di quella che noi avevamo analizzato tanto tempo fa come la triade, la frequenza di anima, di mente e di spirito, che insieme sono la frequenza della coscienza, che insieme è la rappresentazione del suono dell'universo? Punto interrogativo. E poi c'è proprio questa levitazione sonica. Leggiamo queste quattro righe che ho preso da internet. Questo signore, che è un ingegnere svedese, quindi lo svedese è privo di fantasia, quindi ci dobbiamo fidare, non si è inventato nulla. Un ingegnere svedese, costruttore di aeroplani, lo racconta nel libro The Lost Technics, la strabiliante esperienza di un suo amico, sempre svedese, che avendo il privilegio di soggiornare in un monastero tibetano riuscì a documentare e filmare come i monaci riuscissero a spostare delle cose, lo vedete nell'immagine, usando dei suoni particolari con delle tecniche precise. C'è piena la letteratura di questo tipo, non ci ha mai creduto nessuno da un punto di vista scientifico, però c'era. Sarà possibile? Esiste la levitazione sonica? Sì, esiste, ma non è quella levitazione sonica quella a cui si riferisce questo tipo di esperienza, se mai c'è mai stata. Se io prendo un'onda sonica che viene dal basso e ci metto sopra una goccettina di acqua, quando la goccettina di acqua tende a cadere, l'onda tende a ritirarla su, la goccettina tende a scendere, l'onda tende a ritirarla su perché muove l'aria, perché nel vuoto l'onda, la goccetta casca per terra e quindi non c'è nessuna possibilità di tenerla su, ma è una cosa completamente diversa. Qui si spostavano pietre gigantesche per portarle su, forse è quella il modo con cui hanno costruito le piramidi, è quello il modo con cui hanno spostato i pezzi di Stonehenge, è quella la tecnica con cui hanno fatto le mura delle città sudamericane, con monoliti giganteschi, milioni di tonnellate. Allora, certo, non si fanno le diapositive scritte, però questa era troppo bellina. Allora, era troppo bellina, ma bisogna che ve la legga, perché ne vale la pena. Ve la leggo qua. Allora dice, Aum è il suono unico, è la vibrazione del supremo. Lascia stare cos'è il supremo, ne parliamo dopo. Il suono seme dell'universo. È con questo suono che Dio mise in moto la prima vibrazione della sua creazione. Aum è il più potente di tutti i mantra. Aum è la madre di tutti i mantra. Nell'Aum Dio crea ad ogni istante nuovamente se stesso. Pensate, fotone antifotone, fotone antifotone, ora io cerco di andare lì. Aum non ha né nascita né morte. Null'altro che Aum è esistito, esiste ed esisterà per sempre. L'universo olografico prevede, l'universo non locale, che il tempo non esista. Esiste solo il presente come unico atto legato alla sovrapposizione di due equazioni d'onda, che sono l'equazione del passato e l'equazione del futuro, che hanno come unica soluzione il presente.
equazione d'onda sotto forma di vibrazione. La sillaba aum è indivisibile, ma ogni sua parte rappresenta un aspetto diverso del supremo. La A rappresenta e incarna la coscienza di Dio, il creatore. La U incarna la coscienza di Dio, il preservatore. E la M incarna la coscienza di Dio, il trasformatore. Anima, mente e spirito? Ci mettiamo un punto interrogativo. Il suono della UM è unico. Generalmente udiamo un suono quando due oggetti vengono percossi, ma la UM no, tu non percuoti niente e il suono c'è lo stesso. Questa è una differenza fondamentale. Vi accorgete, quando leggete con calma come viene descritto questo suono, vi accorgete che stanno a descrivere la radiazione di fondo dell'universo. In qualche modo è proprio quello che accade, dove all'interno di questo suono ci sono due cose fondamentali: la dualità fotone-antifotone, cioè vibrazione, che ti dice ora sono qui, ora sono lì, perché questa è la vibrazione, la ripetizione nel tempo di un pattern circolare, e in questo pattern circolare ci sono A, U e M, che sono tre cose, che siano anima, mente e spirito. Allora l'idea fondamentale era andare alla ricerca di queste cose. Sapete, quando noi abbiamo progettato il Triade Sound Test, sulla base del fatto che la gente non riusciva a fare il test per i visivi, si diceva, anima creerà nella tua testa un suono, la mente un altro suono e lo spirito un altro suono. Quando questi suoni si metteranno insieme non si sentirà più niente. Questa era l'idea fondamentale, cioè sviluppare attraverso un archetipo interno quello che in realtà era. Qui abbiamo fatto un esempio, un esperimento. Abbiamo preso tre frequenze, tutte di 40 Hz, e le abbiamo poste in una situazione in cui la prima parte da zero e non ci sono problemi, la seconda parte 18 secondi prima della prima e la terza parte 0,015 secondi prima. Non si sente niente. Le tre onde si sono sovrapposte in modo tale che si è raggiunta quella che è l'esperienza fondamentale della UM. Ci ho messo 40 Hz, ma ci avrei dovuto mettere 3,89, 4,11, 4,31,8, cioè 4,32, poi vedremo questo numero da dove viene fuori, sarebbe stato uguale. Quindi vedete che esistono tre frequenze che possono creare qualcosa che è, in qualche modo è una frequenza che messa insieme forma la coscienza, e la coscienza non ha suono, la coscienza è il tutto nel nulla. Questi numeri, è chiaro che noi dovevamo cercare di tirar fuori dei numeri, veramente. Allora a questo punto abbiamo detto, ma guarda, se facciamo il prodotto della frequenza, quella che noi chiamiamo frequenza di anima, frequenza di mente, frequenza di spirito, otteniamo 69.115. che è anche la cotangente della sezione aurea al quadrato, che è anche il numero di Nepero elevato alla sezione aurea elevato al cubo, che è anche 4,32 moltiplicato pi greco al quadrato per la sezione aurea, che è anche questo numero qui sotto, che dipende dal numero di secondi necessari per la Terra per girare attorno al suo asse in un anno. Che strano! Ma non sarà che qui c'è qualche cosa, cioè che questi sono veramente i numeri fondamentali del nostro universo? Siccome parliamo di vibrazione, poi ognuno spara le cose al vento, cerchiamo di capire se la vibrazione sonora ti aiuta a guarire, perché non mi fai capire quale rumore vero ci devo mettere, quale frequenza ci devo mettere? No, a caso sbatto la testa contro un muro per tutta la vita perché quel rumore lì mi aiuta, ma anche no. Allora, vi ricordo che questo numero, 69.115, era un numero che avevamo tirato fuori in un'altra delle nostre conferenze, quando avevamo parlato del pattern. L'universo è olografico, tutto è fatto nello stesso modo, da un bicchiere alla Torre Eiffel, si potete fotografare e vedere microscopicamente come sono messi i neuroni del tuo cervello, che sono distanziati tra di loro di multipli di pi greco, un lavoro scientifico che è del 2015, ci fa capire come sostanzialmente con pochi numeri hanno costruito tutto, in qualche modo. Ecco, 69.115 era l'area del pattern che noi avevamo indicato come lo stampino con cui è costruito tutto nell'universo. E l'altra area, B, che è sempre di questo stampino, che ha un altro numero importante, 72,9 sostanzialmente, era il numero con cui sono costruite con cui è costruita la piramide di Giza. Pensa a te, il prodotto di questi due numeri dà la costante di Planck.
che è poi la radice tredicesima di 2. Quando si parla di radice di 2 si pensa alle note, perché le note musicali che noi abbiamo, la separazione musicale tra una e l'altra è la radice di 12, 1.5 rottiherz. Che strano, come mai le note di un pianoforte potevano essere in qualche modo, cosa evocano? La costante di Planck? Cosa evocano? Come è fatta la piramide di Giza? Ma perché? O è tutto un caso? Oppure tutte queste tante cose sono collegate insieme, perché cominciano ad essere troppe le cose collegate insieme. Il suono modifica lo stato di coscienza e quindi bisogna andare a vedere, perché se la gente ci spara dei suoni che noi non ce ne accorgiamo, che ci fanno non tanto bene, noi dobbiamo essere accorti, comprendere con la consapevolezza e evitare che queste cose accadano. E dunque è in grado di modificare la mappa del territorio circostante. In altre parole, siccome siamo noi, secondo me, i creatori dell'universo, il suono modifica il nostro stato dell'essere e di conseguenza la virtualità esterna. Dunque il suono può guarire. Non ci metto il punto interrogativo. Esiste la sonoterapia. Ma però gli antichi cosa facevano? Campo di Pino Morelli, campane tibetane, poteva essere un'idea. Ci sono queste campane, te ci sbatti una martellata sopra, viene fuori un suono e questo suono diventa curativo. Noi sulle campane tibetane, purtroppo, come tradizioni, non sappiamo più niente e stiamo tentando disperatamente di ricordare e di sperimentare ogni giorno come le possiamo tecnicamente usare, perché abbiamo capito che i tibetani, da dove l'avevano presa questa cosa non si sa, perché questa è una cultura sicuramente pre-diluviana, che viene da prima di 12.000 anni fa, perché sennò noi ne avremmo trovato le tracce in qualche modo anche tramandate oralmente. Non le abbiamo trovate, non c'è nessuna traccia, c'è poco. Allora andiamo un po' a vedere se si capisce qualcosa. Ecco, nel tentare di risolvere questa cosa, vengono fuori e studiare per 30 secondi le campane tibetane, ci accorgiamo di due fatti importanti. Una è il rapporto tra l'acqua e la campana tibetana. Questo è un rapporto importante perché stamattina si è parlato di rapporto tra monumenti megalitici e la presenza di acqua. In una lontana conferenza, vedete come tutto alla fine si raduna, di Roma, dell'anno scorso, io ho fatto vedere come funzionava secondo me la piramide di Cheope e ho fatto vedere come l'acqua che era all'interno della piramide di Cheope serviva per ottenere un certo tipo di risultato frequenziale. Andatela a rivedere. Ecco, in questo contesto, per esempio, questo signore che è un terapeuta di campane sta facendo una cazzata, che non ha senso, però è coreografica, cioè t'ha messo un signore nell'acqua. Perché l'ha messa nell'acqua? Perché quando le frequenze, evidentemente, che i tibetani usavano erano frequenze infrasoniche, cioè molto basse, per essere trasportate in un corpo e far vibrare qualcosa di quel corpo a bassa frequenza ci voleva un mezzo o elastico che riuscisse a spostare la vibrazione. Quale mezzo elastico, per esempio, sarebbe meraviglioso? L'aria. Ma l'acqua è ancora meglio, perché nell'acqua il suono va più veloce. E di che tinta, direbbero a Spezia, più veloce? Pensate, nel granito il suono va ancora più veloce. Ma questo lo feci vedere a Pescara, mi sembra, qualche tempo fa. Lui invece ci mette dentro delle altre campane, le quali assorbiranno il suono e la vibrazione della prima campana, praticamente distruggendo quella che è l'effetto di una campana. E quindi a caso non si sa che risultato si otterrà qui, tranne che questo magari si farà pagare. Guarda un po', che poi la piscina, le cose, mucho dinero. Allora, c'è una cosa fondamentale me l'ha insegnato Pino, questa cosa qui. Te, quando sbatti una martellata su una campana, succede una cosa. Piena di acqua, succede una cosa. L'acqua vede, ondeggia, vibra. La vedete quella vibrazione lì? Non vi ricorda la radiazione di fondo dell'universo? Che strano! Ma che strana questa cosa qui. E poi guarda che succede un'altra cosa. A un certo punto, per un fenomeno levitativo particolare, le gocce di acqua escono caricate di energia. Qualcuno potrebbe dire antigravitazionale, so che qualcuno dirà ho detto una puttanata, dalla ciotola,
tutto vibra. Ma tutto vibra quando? Perché se ti metto con i piedi nell'acqua e faccio questo tipo di esperimento, si scopre che non sempre ciò accade. Ciò accade quando il tuo corpo non assorbe la vibrazione dell'acqua. Allora la vibrazione sotto forma di energia, non essendo assorbita dal corpo, esce fuori dalla campana. Addirittura se te prendi queste campane e le muovi, a, per esempio lungo l'altezza del corpo, c'è una zona in cui il rumore cambia, no? Non si sente più. In quella zona dove ci sono quegli organi che in qualche modo stanno entrando in risonanza con quella particolare frequenza, danno questo effetto. È chiaro che la gente dice, ho assorbito la frequenza, ho assorbito l'energia, quell'organo aveva bisogno di energia. Ma sì, ma why not? Però questo è il fenomeno fisico che accade. Il come funziona è intuitivo, però non ci ha capito niente nessuno. Quali siano infatti le dimensioni di una campana da usare per produrre la giusta frequenza? Boh! Si sa che alcune campane fanno bene, ma non si sa perché. Quale materiale scegliere per costruire le campane? Ecco, guardate, le campane di oggi sono costruite con materiali e con leghe che una volta erano diverse. Ma siccome noi non sappiamo che leghe utilizzavano, c'era un metallo in più, qualcuno dice, noi non potremo mai riottenere lo stesso tipo di suono. Usare la frequenza alta o bassa? Noi sentiamo il suono delle campane tibetane e questo ci piace. Ci sono dei suoni che ci piacciono. Ma i suoni che ci piacciono sono quelli che ti danno questa ipotetica guarigione, o comunque chiamiamola interferenza, in qualche modo costruttiva o demolitiva, che forse è più corretto, perché potrebbero comunque fare bene solamente alla psiche e non fare niente al corpo sostanzialmente. Però c'è un fenomeno. Quali saranno le frequenze? Se te usi l'acqua, mi stai inconsciamente dicendo che di tutte le frequenze che spara quella campana, che sono tante, te invece ti nutri solo di quelle che te non senti. Allora bisogna studiarle ste campane. Per studiare ste campane, ragazzi, ci sono dei trattati matematici, questo ne vedete uno, sono matematici. Hanno preso le campane tibetane e le hanno sottoposte a uno studio matematico di forma per vedere se riuscivano a ottenere una formula semplice che riuscisse in qualche modo a descrivere la frequenza prevedibile di questa campana con la forma. Ragazzi, se vi leggete questo lavoro di 40 pagine arrivate in fondo che siete impazziti, perché gli stessi autori dicono sì, più o meno, però non ci si capisce nulla. Pensa a te, un modello semplice, no? Ecco, allora bisogna fidarsi in qualche modo, vedi, queste sono le simulazioni di due modi in cui una campana vibra a due frequenze diverse. Vedi che la frequenza in qualche modo prevede come i bordi, le onde, siano o con creste pari o con creste dispari, si direbbe così, è un po' l'atomo di Bohr questo qui, per chi sa un pochino di chimica. Quella è il grafico di come in qualche modo questi suoni vengono fuori. Vedete che ogni campana, io ne ho presa una a caso, sono sempre le campane di Pino, queste, danno diversi picchi, cioè non c'è un suono puro, c'è una serie di suoni che non tutti sono le overtone del suono di base, ci sono suoni diversi. Quale sarà il suono che mi fa bene di tutti questi? Capite? Il tentativo è questo, cercare il suono solo, cercare della la frequenza di A, di U e di M. Questo è un altro grafico in cui vedete i picchi verticali sono le botte date alla campana. Don. Dal picco verticale si dipartono dei picchi orizzontali che sono le frequenze. Quindi lì potete vedere ogni campana quante frequenze dà e lì potete vedere che cosa è successo, perché la prima botta non è uguale alla seconda, non è uguale alla terza, probabilmente era uguale a quella che c'era prima che usciva dal grafico, perché mettete insieme tutti i picchi orizzontali tra di loro. I picchi orizzontali tra di loro ti dicono che hai dato la botta alla stessa campana. Ma quelle forse sono le frequenze che non c'entrano niente. Le frequenze che c'entrano qualcosa, guardate, sono tra 0 e 10 Hz. Vedete in fondo quel trattino che compare, scompare, compare, scompare, compare, scompare. È qualche cosa che ti dice c'è una ciclicità a basse frequenze, fai conto 7, 8, 10 Hz, quella è la zona, in cui accade qualcosa. Ma è proprio sono le frequenze di zona, di campo,
di anima, mente e spirito, che abbiamo chiamate così. Dice: sono tutte cazzate, le campane non fanno nulla. Ecco, queste sono, sono due fotografie di una persona che prima, che aveva la sinusite sostanzialmente, prima e dopo. Guardate come si libera il setto nasale. Pum. Solamente perché gli hanno dato qualche martellata di campana sulla testa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente qualcosa è successo. La frequenza ha toccato i centri del naso e ha sgonfiato in qualche modo quelle parti, o ha toccato il cervello che ha ordinato al naso di sgonfiarsi? Questi sono due effetti, vi posso assicurare che non lo sa nessuno cosa succede. Io ho le mie idee, ma non ha importanza. La psicoacustica di Gubert Finsterle. Parliamo di curazione, di curare col suono. Gubert Finsterle è un signore, un professionista di Milano, che ha ricevuto i fondi del Ministero e ha rappresentato l'Italia in importanti manifestazioni internazionali, mondiali, come le fiere mondiali, nazionali, perché lui ha scoperto una cosa fondamentale che si chiama PAT, che vedremo fra un attimo che cos'è, la psicoacustica, in qualche modo serve psicoacustica, cioè senti il rumore che a livello psichico ti produce un cambiamento, ecco, diciamola così, e ci si cura una serie di malattie e non c'è niente da fare, funziona. Ora poi ti dico come funziona. È la chiamata PAT, cioè psicoacustica transizionale. Funziona in questo modo. Questo è il suo sito ufficiale, vedete c'è il marchio della Repubblica Italiana, quindi sono studi che sono stati fatti anche a livello scientifico, molto importanti, con pubblicazioni scientifiche. La PAT funziona così. Tu ti metti in una stanza, in questa stanza ci sono quattro diffusori a alta definizione sonora, tu sei al centro e tra questi quattro diffusori viene sparato un rumore di fondo che è un rumore rosa, vediamo perché. Quindi questo è il rumore, sostanzialmente, rumore rosa. Ma questo rumore viene fatto girare nei quattro diffusori con una frequenza precisa. Io ci ho scritto Gerico, guarda che strano, eh? Questa cosa della rotazione deve essere una cosa importante. Il soggetto che per 20 minuti si sottopone a questa pratica, quando comincia ad avere a occhi chiusi determinate visioni, si spegne la macchina e gli si fa raccontare che cosa è successo. Ecco, in quell'istante lui dice, molti raccontano, di sentire il suono in tre dimensioni, di poter vedere un universo che si basa in qualche modo su una dimensione che te tecnicamente non vedi. Oppure ti faccio vedere una fotografia bidimensionale e loro dicono di vederne la terza dimensione. È come, sembra, tra virgolette, non sarà così, ma ve lo dico lo stesso, se il cervello avesse assunto la possibilità di vedere l'universo come realtà virtuale frattalica, al di là degli occhi, al di là delle orecchie, al di là dei sensi originali. C'è un'altra, ecco, guardate, questa è il neurofisiologo che ha studiato attraverso l'elettroencefalogramma quello che succede, e lì c'è scritto che sostanzialmente alcune zone del cervello sono quelle impegnate. In una prima parte vi riassumo tutto il lavoro, andate a vedere nella letteratura, trovate i filmati in cui il neurofisiologo parla e dice le cose. Il neurofisiologo dice, quando mi hanno proposto questa ricerca non ci credevo, figuriamoci, ma proprio perché non ci credevo, volevo smontarla, ci siamo messi con la nostra equipa all'università a fare questi conti. Ed è venuto fuori questa cosa strana. Senti il rumore rosa, ti si illumina prima la parte sinistra, se non mi ricordo male, del cervello. Cioè c'ha una risposta, è il cervello sinistro che funziona. Poi si spegne la parte sinistra e si illumina lievemente la parte destra. Poi nel tempo si spegne la parte destra e si illumina solamente la parte frontale. Lui dice nel video la parte di cervello nobile, quella che serve per fare le cose importanti. Ora, non sono un neurofisiologo, non so cosa vuol dire, ma lui si esprime così. Questo vuol dire qualcosa. In una variante dell'esperimento, un esperimento portatile,
una variante dell'esperimento, si prendono tre rumori rosa. Uno si fa sentire all'orecchio destro, uno all'orecchio sinistro e un altro in differita, diciamo mezzo all'orecchio destro e l'altro mezzo all'orecchio sinistro. I tre rumori rosa non sono identici, sono rumori rosa cioè partono da dove devono partire e fanno una sequenza random, ma non sono lo stesso rumore rosa, cioè sono tre disordini diversi. Noi dovevamo capire che cosa sta accadendo. Non è che sta, in questa per esempio tipologia, sta sparando un rumore che sollecita l'emisfero destro, un altro l'emisfero sinistro e un altro il corpo calloso. Non sarà che questi tre rumori sollecitano la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale, che secondo le nostre vecchie ricerche su 24-25 anni di ipnosi regressiva vedevamo nei soggetti messi sotto ipnosi quando davano determinati tipi di risposte? Sostanzialmente diamo un'occhiata al rumore. Perché il rumore è rosa? Allora, i rumori sono di tutti i colori. Vedete, e in alto vedete ci sono i vari colori, il rumore bianco, lo vedete lì, il rumore marrone, il rumore grigio e il rumore blu. Che vedete, prendete il rumore blu. Il rumore blu è un rumore in cui ci sono tutti i suoni deludibili, da 20 Hz a 20 terahertz, a 20.000 Hz. No? Ci sono tutti, però quelli più bassi di frequenza hanno anche un volume più basso. Quindi ci sono, ma sono inudibili quasi, mentre dai enfasi a quelli più in alto. Invece il rumore bianco sono tutte uguali, a parità di condizioni non ci sono differenziazioni. Il rumore marrone è quasi uguale al rumore rosa. Il rumore rosa ha una inclinazione più dolce. Quindi il rumore rosa è un rumore fatto di tanti rumori, ma soprattutto dove la parte bassa, la frequenza bassa, è messa in risalto. Le altre frequenze contano meno. Questo è un altro grafico in cui a secondo dei colori si fa vedere questi tipi di rumori. I rumori sono quindi cose caotiche. Facciamo una ipotesi. Anima, mente e spirito sono tre palline collegate in qualche modo tra di loro da una molla. Prendiamo queste tre palline e diamogli tre martellate in continuazione con frequenza diversa. Tum, la prima, tum, 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 la seconda, tum, 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 la terza. Vedete che le palline si mettono a muovere in qualche modo. Spariamo, invece di martellate precise, un rumore rosa alla prima, alla seconda e alla terza, ma non in fase tra di loro. Le tre palline non capiscono più niente e il sistema comincerà a muoversi e a oscillare in qualche modo. Ma quello che succede è una cosa incredibile. Le tre palline si mettono in frequenza tra di loro. Sono sempre una frequenza caotica, ma è una frequenza che ha ridotto tre caos a un caos solo. Cioè, ho ordinato il caos. Sapete cosa vuol dire questo? In termini entropici, l'entropia del sistema ha provocato un aumento di simmetria delle tre palline. E che cosa vuol dire questo? Che invece di avere un grado infinito di disordine elevato al cubo, ho un grado infinito di disordine. Quindi sono partito da un infinito al cubo e arrivo a un infinito. Ci ho guadagnato un infinito al quadrato di ordine, infinito al quadrato, cioè ho aumentato la mia entropia in un modo allucinante, mantenendo sempre il disordine. Quindi ho creato un caos ordinato. Vuoi vedere che in quel contesto la parte animica, mentale e spirituale, in qualche modo, pur non comprendendo cosa sta succedendo a livello conscio, si mettono in frequenza tra di loro e il soggetto acquisisce quelle capacità di tipo mentale che prima non avrebbe potuto avere, perché la parte mentale andava da una parte, lo spirito remava dall'altra e la parte animica si disinteressava del problema? Ecco, questo è quello che succede, e succede veramente, tant'è vero che persone che hanno anche malattie gravi come la schizofrenia, che vengono poi giudicate dal medico di turno incurabili, per me non ci sono le malattie incurabili, tra parentesi, dopo tre sedute sono guariti. Cioè ci si può parlare normalmente, questi parlano dei massimi sistemi, ti calcolano i logaritmi di pi greco, mentre prima erano fuori di testa totalmente. Vorrà dire qualcosa questo? Ma se usassimo una sola frequenza,
sulla pallina anima, sulla pallina mente, sulla pallina spirito, cioè le frequenze giuste e corrette. Non è che otteniamo un super ordine che poi ci serve a fare i nostri lavori, cioè a quella che sarebbe lo scopo finale, la riunificazione della triade per ottenere una coscienza integrata, almeno momentaneamente, perché se te questo processo lo fai senza capire cosa stai facendo e la volontà di integrarti non c'è, spegni la macchina e ritorni coglione. Su questo non c'è ombra di dubbio. E allora bisognava che, insomma, andiamo alla ricerca di questi valori. La vibrazione è qua, la New Age spara delle cazzate allucinanti che però hanno un fondo di verità. Dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Da dove viene la New Age? Viene da un sacco di fonti non ben certificate, sostanzialmente a volte basate su una solida base non culturale, quindi sull'ignoranza. Ma l'ignoranza nella sua realtà ha un effetto positivo, perché l'ignoranza ha un pregio, cioè non ti fai condizionare da quello che ti hanno insegnato a scuola, che è già una cosa meravigliosa, perché l'uomo finisce di capire qualcosa quando va a scuola. Nell'istante in cui ti dicono ci sono i buoni e i cattivi, ecco, te dovresti uscire da quella scuola e andare da un'altra parte. Perché non è così, non c'è la dualità, la scuola non insegna come stanno le cose, la scuola insegna, dovrebbe insegnare che ognuno vede la realtà dal suo punto di vista, cioè la scuola non ti può più dire che 2 più 2 fa 4 per sempre, perché non è vero, perché ti stanno insegnando delle cazzate che nel 2019 non sono più vere, la fisica quantistica non dice così, la fisica quantistica parla di probabilità, non di certezza, quindi insegniamolo subito alle elementari. Ma se te esci da una scuola elementare di quel tipo lì, dopo i nostri politici non li voti più, perché hai acquisito consapevolezza di te e quindi non avremo più tutta serie di problemi. Allora la New Age collega un certo numero di frequenze, numeri molto strani, 396, 417, 528, 639, 741, 852. Che cazzo, cioè bisogna giocare all'otto questi numeri qui, no, ha dei colori e ha degli effetti, suona questa frequenza, ti sentirai bene alla gamba destra, suona quest'altra frequenza, ti sentirai bene alla mano sinistra, cioè no, per carità, ma da dove vengono fuori questi numeri? Vengono fuori da dei canali, perché i canalizzatori ci sono purtroppo, ma prendiamoci anche questa disgrazia, da qualcosa che quando ti racconta la sua verità, ti racconta una verità alterata. Ma per raccontare bene le bugie, bisogna che le bugie siano quasi uguali alla verità. Quindi in queste bugie te prendi il pezzo corretto e vedi un po' che succede. Nella fisica delle video le cose sono diverse. Questi sono gli stessi numeri che dice la New Age, ma sono dei vettori. Il vettore 4, che si chiama 4, che è lungo 4 e che è posizionato nella direzione 4. E così via. E allora vedete che il 417 si trova dalla parte opposta di 741, cioè speculare vettorialmente. 396 speculare al 693, 852 speculare al 528. L'universo è fatto così. Quella è come noi numericamente possiamo vedere un fotone. Un fotone è il piano spazio-temporale, spazio-tempo. Questo ve lo faccio vedere. Questo qua è l'asse dello spazio, questo è l'asse del tempo e quello verticale è l'asse dell'energia. Lo spazio-tempo è fisso, l'asse dell'energia si muove. Questa è tutta un'altra storia. Questa è tutta un'altra storia. Cosa c'è di vero nella idea che con il suono si possa manipolare il cosmo? Se noi siamo un frattale, noi manipoliamo un fotone, col suono possiamo manipolare anche l'universo. Che differenza c'è? Se l'universo infatti è un frattale, non c'è nessuna differenza. E qui, la parola magica. Ma cos'è sto 432 che ogni tanto viene fuori? È venuto fuori anche stamattina, ve lo ricordate? 43.200 anni, 432 cubiti. Cioè, da dove viene? Allora bisogna capire dove viene. Facciamolo con la matematica. E noi scopriamo perché questa cosa del 432 è fondamentale in tutto l'universo. Se l'universo è un frattale, che è fatto quindi in quel modo lì, con questi sei semiassi, divide tutto lo spazio-tempo in 8 cubetti, 4 di sopra e 4 di sotto. Quindi, se il cubetto
il frattale è questo qui, io devo trovare una formula che mi indichi D, la misura D, cioè l'indice di complessità del frattale. L'indice di complessità del frattale D, laggiù, lo vedete, è uguale al logaritmo, poi vi dirò perché in base 2, del numero delle celle, 8, diviso il logaritmo della lunghezza di una cella. Ora, la lunghezza di una cella, purtroppo, nel nostro universo videonico, è uguale alla sezione aurea, 1,618,033,9. Te te la fa sto conto e viene 4,318. Cavolo, è quasi uguale a 4,32. Allora, capisci, facciamo finta che per un attimo sia 4,32, poi ti dirò perché è 4,318. Allora, questo vuol dire che l'universo, se è un frattale ed è un ologramma, e l'ologramma è un frattale per definizione, si basa su un indice di complessità di 4,32. Tutte le nostre misure che sono elevate a 4,32, perché è una potenza, D, è un numero elevato a D. Come il volume di una sfera non è più R raggio al cubo, ma è R elevato alla D. Questo è il volume del frattale, sferico o pseudosferico. Cioè, potrebbe avere dei buchi o dei punti in cui c'è più materia, quindi non è 3, ma è un numero diverso da 3. Sostanzialmente, ebbene, se noi, il nostro universo è un universo che ha un ordine di complessità di 4,32, ecco che noi tutto ciò che facciamo è legato al 4,32. Tutte le misure che vediamo, noi non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto, ma sono tecnicamente correlabili al 432. Se l'universo è un frattale, così il nostro corpo e il nostro cervello, che sono intimamente legati a tutto il resto, hanno una coerenza di campo solo quando il campo è 4,32 o 4,318,5, poi vi dico perché, che differenza c'è. Perché il cervello umano cerca di mettersi in sintonia coerente con il campo esterno. Questo lo fa il cervello umano normalmente, cioè se tu senti un suono, quel suono lì, dopo un po', il tuo cervello si accoppia in qualche modo col suono esterno e cerca di andarci come può dietro. Pensate a cosa succede in un concerto in cui si suona una nota, una musica, e il cervello sta andando dietro quella musica lì. Vedremo fra un attimo cosa dicono i lavori scientifici. Era forse questo il motivo per cui la musica 432 era meglio dell'altra? Perché la musica 432, cioè con quello che viene identificato in La quinto, a 432 Hz, ti fa sentire meglio. Ma se te sei il creatore dell'universo e hai costruito un universo frattalico sull'ordine 432, è chiaro che tutto ciò che vibra alla frequenza di 432 è la tua frequenza. Tu riconosci in quella creazione quello che te sei. Potrebbe essere questa un'ipotesi di lavoro. Come nasce la musica? La musica nasce così. Un bel giorno Pitagora, che era uno dei pochi scienziati di questo universo, Pitagora, poverino, prende una corda e la suona, don, così, e si rende conto che se prende la corda a metà e la suona, fa din, ma di un'ottava più alta. Quindi, da lì capisce che siccome ha diviso la corda in due per ottenere questo risultato, tutto si deve basare sulle potenze di due. Che ganzo! Si potrebbe fare uno strumento musicale accordato in questo modo. Benissimo, fa qualcosa di strano, fa qualcosa di più Pitagora, a cui nessuno ha dato peso, ma poteva scegliere una corda qualsiasi di un metro e mezzo, mezzo metro, 30 centimetri. No, ha scelto quella corda che suonava 432. Perché? Perché gli piaceva il suono. E perché proprio quel suono lì? Perché noi quel suono lì ce l'abbiamo dentro, da quando suonavamo i tamburi, eravamo in Africa, eravamo uomini della pietra. E perché ce l'abbiamo dentro? Perché quello è il suono nostro. Quindi non è stata una scelta a caso, è stata una scelta ponderata sul fatto che Pitagora ha cercato di dire: ma come mai questo suono mi piace? E ha detto, perché il Do corrispondente al 432 e all'A suona 256 Hz, e 256 Hz uguale a 2 all'ottava, mi torna tutto. È una potenza di 2, vai, siamo dei ganzi. Poi a metà del 1800, non si sa perché, questa frequenza la gente ha deciso che te non la dovevi più utilizzare. E ora ci tocca suonare il pianoforte a 4,40.
che suona male, suona peggio. Infatti alcuni noti musicisti che io conosco a casa loro hanno un pianoforte accordato a 432, con tutte le difficoltà che si ha per suonare un pianoforte a 432, perché quando ti si scorda che la corda ha una memoria e vuole sempre suonare a 440, allora te lo devi ricorreggere, lo devi accordare ogni 20 giorni, se no non ti suona più. E bisognava capire perché 432 e soprattutto perché non era 432 ma 431 8 5 8 8. Abbiamo scoperto una formuletta interessante: la frequenza x elevata alla pi greco è uguale a un angolo moltiplicato pi greco al quadrato, cioè sotto l'ho scritta in un altro modo, è la stessa frequenza, dove alfa è uguale a 360 gradi per 2 elevato alla pi greco diviso n, dove n è l'ottava che si sta suonando. Scopriamo delle cose fantastiche. Quando il valore che vedete là sopra di a diviso pi greco è uguale a 5, il numero che viene fuori è esattamente 431.8588, e così a calare tutti i vari la e sotto i vari do sono esattamente multipli di pi greco. Non te ne puoi accorgere se non usi i logaritmi in base 2. Gli stessi logaritmi che abbiamo utilizzato per calcolare la complessità dell'universo frattalico. Ma perché i logaritmi in base 2? Sono gli stessi logaritmi che si usano in termodinamica quando si parla di entropia. Perché? Perché l'universo è duale, è basato sul 2. Una cellula si divide in 2, no? In 3. Una reazione chimica avviene quando due composti chimici sbattono insieme. Non esiste una reazione con 3 sbattimenti molecolari, non c'è. Tutto è duale, buono cattivo, acceso spento, alto basso, destra sinistra. Nell'universo yin e yang noi crediamo, maschile e femminile, lobo destro, lobo sinistro, di trovarci di fronte a una dualità, che è quella che noi dobbiamo sperimentare. Abbiamo creato un universo virtuale fatto così, l'abbiamo creato noi, e così ci è venuto a 431.8588. Pitagora questa cosa non la poteva sapere e ha creduto che fosse basata la sua musica su 432. È una differenza talmente piccola che però il 432 non mette in perfetto accordo la tastiera di un pianoforte con pi greco. Per uno 0,01 Hz c'è qualcosa di differente. Tutto era basato sul fatto che, guarda caso, le cose tornano quando il la quinto suona esattamente a un numero che è uguale all'indice di complessità del frattale universo. Strano, è interessante questa cosa qui. E tutto è legato a un angolo. Ogni nota corrisponde a un angolo. Poi non entriamo nell'aspetto geometrico, perché scopriamo che questo potrebbe essere un angolo solido, ma lì si va in un universo pluridimensionale che noi facciamo fatica a vedere, e non vi voglio rompere le palle su questa cosa qua. Questo è il grafico della funzione. Praticamente l'universo oscilla a cosa? Torno indietro. Quando è zero il rapporto A fratto pi greco? Al primo la, alla zero, il la zero che sul pianoforte non c'è, suona a 13,49.5, quasi uguale alla calcolato di 0,001 Hz di differenza. Quindi non te ne accorgi, non cambia nulla con le frequenze usate. Quella è la frequenza di base. Ma quando noi andiamo a fare graficare questa equazione, scopriamo che questo è il respiro dell'universo. Il respiro dell'universo, a seconda delle varie frequenze utilizzate, così, cioè lui oscilla sempre, tende a oscillare a 13,49 Hz. 13,49 Hz. Questo numero è un numero magico. Non vi dirò a cosa c'è dietro, totalmente, farò un accenno semplice. Però è chiaro che il problema è un problema di acquisizione di consapevolezza. Se te non hai la consapevolezza di quello che te stai osservando, non te ne accorgerai mai. Infatti Pitagora dice: è l'unico che sente il suono dell'universo. E l'altro dice: no, ma io non sento niente. Certo, ti ho detto che era solo Pitagora che lo sentiva. Ecco, in quel contesto, questo è un'arma a doppio taglio, questa bande dessinée, perché vuol dire te devi avere consapevolezza di quello che senti, se no non senti niente, non vedrai mai niente, non acquisirai mai la consapevolezza di quello che stai facendo, compreso un ipotetico rituale, qualsiasi esso sia, devi sapere cosa fai, se no siamo fottuti. Ecco, le note musicali erano multipli di pi greco.
e comprendevano angoli precisi nel sistema sessagesimale. Non se n'era accorto nessuno, perché non avevano usato i logaritmi di 2. 13.49, in un lavoro precedente avevamo fatto vedere come l'universo olografico, l'Evideon, era legato a questo numero, 13.49, costante di struttura fine dell'universo, alfa la meno 1, vuol dire quello, 137.037, guarda che questo numero ha risuonato questa mattina nelle orecchie di qualcuno dei relatori, diviso 2, diviso pi greco, diviso la sezione aurea, questo veniva 13.49, lo stesso numero che si suona sulla 0. Ma che strano, la potevo scrivere in un altro modo, questa cosa qui. Al posto di A, che è la costante di struttura fine dell'universo, ci potevo mettere C, la velocità della luce, moltiplicato a N, che moltiplica N più 1, la radice quadrata, dove N è pi greco diviso 10, radice quadrata. Avevamo con una sola formula ha preso due piccioni con una fava. Perché? Avevamo trovato una formula di cui non si è mai accorto nessuno. 137, che è la struttura fine dell'universo, la costante di struttura fine dell'universo, è uguale alla velocità della luce per una cosa dove c'è pi greco dentro. Non se n'era mai accorto nessuno. Non se ne accorgerà nessuno neanche dopo, non vi accorgerà, perché il chiodo nel muro, quando ci passi, lo devi vedere, te ne devi accorgere, se no il chiodo nel muro rimane lì, c'è, ma te non te ne accorgi. Ma non è questo il problema è che questa formula scritta così è esattamente l'identica formula che si ha per calcolare la risonanza di una sfera cava. Una sfera cava con un buchino dentro, te ci spari una musichetta, pum, dentro entra l'onda sonora e si comincia, la sfera comincia ad andare in risonanza. 13.49 è la frequenza di risonanza a cui una sfera cava. L'universo va in risonanza. La stessa identica formula. Se noi usiamo delle coordinate sferiche, l'universo è una sfera che risuona a 13.49. Che ci posso fare? Le implicazioni di tutto ciò sono importanti, ma soprattutto il numero 432 come approssimazione di 431.8588 si calcola solo utilizzando i logaritmi base 2, e la differenza che c'è tra 400, si può usare anche 4.32 a questo punto, la differenza è minima, per i conti non ci interessano, ma la cosa importante è che c'è qualche cosa di strano, come se l'universo si fosse in qualche modo stiracchiato e le cose non tornassero perfettamente. C'è stato un processo di dissimmetrizzazione. La fisica quantistica parla di rottura della simmetria CPT, carica, parità, tempo. Il 432 entra in tutti gli aspetti più importanti. Anche avevamo fatto vedere che la piramide di Cheope, per esempio, si basava sul 432, non solo quella di Cheope, quella di Micerino, quella di Kefren, sono tutti multipli di 432, ma non solo, queste sono le misure del sarcofago. Vedete, il sarcofago, la lunghezza A è uguale a pi greco diviso 4,32, la larghezza è uguale a 4,32 diviso pi greco per radice di 2. Vedete? Cioè, sono tutti numeri che hanno a che fare con 4,32. Ma a che cosa serviva sto cavolo di vasca, che stamattina è stata lapsus, chiamata vasca? Perché è una vasca. È una vasca in cui viene introdotto dentro un signore e l'acqua, come abbiamo dimostrato in altra sede, non sta dentro ma fuori, creando quella stanza come una bottiglia di Helmholtz, quella che ci fa e ci suoni dentro nelle bottiglie di birra quando ci soffi dentro, uguale. Ma non vi dirò qui la cosa. La cosa che vi voglio dire è questa. Questo è un altro modo di descrivere l'universo. È la stessa formula di prima scritta in un altro modo, non in forma logaritmica. Non se ne è accorto nessuno. Sezione aurea elevata alla 4,32 è uguale a 2 alla terza. L'universo è duale. E l'universo è duale in un universo fatto di 8 cubi, cioè di 8 posti, di 8 pezzi differenti. Non c'è possibilità di sbagliarsi. Però sulla dissimmetria di questo universo, non ve lo dico ora, magari ve lo dirò a Firenze, perché lì si vedrà effettivamente come l'universo si è dissimmetrizzato, come si è rotta l'unità CPT e perché, quando dico io, la parte animica gialla da là è venuta di qua.
da come mai scompare nelle Sefirot, una delle tante scompare a un certo punto, perché nel mito c'è la realtà delle cose, solo che il mito va saputo interpretare, ovviamente, e si può interpretare solo se ti hai consapevolezza, se no siamo fregati. Il suono modifica le reazioni del DNA, non il DNA. Il DNA, poverino, lascialo fa, è quello lì che è. Allora la New Age si impadronisce di questa importante nozione e comincia a sparare cazzate allucinanti su persone che hanno 12 eliche del DNA, i bambini blu, quelli verdi, quelli gialli, ci avranno dell'ittero, non lo so, cioè c'è qualcosa di strano. No, è... i lavori scientifici dicono un'altra cosa. Questa è, scusa, è Nature, questo non è il giornale del Topolino. Cosa c'è scritto? Le osservazioni fanno vedere che c'è un qualcosa che si comporta come un fonone, e il fonone nell'area dei terahertz, no dei gigahertz, dei terahertz, fa vibrare il DNA in un certo modo e ne altera l'equilibrio conformazionale, per cui esso prevede che quando nella sequenza di amminoacidi ci saranno degli amminoacidi precisi che devono essere agganciati uno dietro l'altro, si può cambiare la sequenza degli amminoacidi sottoponendo quel frammento di DNA che farà questo tipo di lavoro a una certa frequenza. Questo vuol dire, questa è la realtà dei fatti, cioè con la frequenza io posso modificare il DNA. Questo è quello che c'è scritto su Nature, no altre cose strane che ci possono venire in testa senza una base di tipo scientifico, perché poverino, io sono uno che ragiona con il lobo sinistro, ho sempre ragionato con il lobo sinistro, però capisco anche che il lobo destro ha le sue ragioni di essere, però non si può essere solamente scienziati o solamente sciamani, devi essere sciamano e scienziato, sennò perdi metà di te stesso e non arriverai da nessuna parte. Capisci? Il DNA è fatto, è costruito sulla base della sezione aurea e quindi fra un attimo vi dirò, ma lo avete già visto, sulla base di pi greco. Quello è il DNA, i numeri sono quelli, le proporzioni sono quelle, quindi le vibrazioni che gli scienziati sparano a cazzo in questo DNA per provare, sarebbe meglio che utilizzassero frequenze multipli o sottomultipli di certi numeri importanti, e allora lì si avrebbero, secondo il mio modestissimo avviso, dei fenomeni eclatanti. Questa è la formula veramente più importante di tutte, una formula di cui non si è accorto nessuno. Non si è accorto nessuno. 432 diviso pi greco è uguale a 360 diviso sezione aurea al quadrato. Preciso. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che pi greco e la sezione aurea per la prima volta vengono messi in relazioni perfette attraverso due numeri importanti. Una è l'angolo sessagesimale e l'altro è il 432, che rappresenta molte cose, tra cui anche una frequenza vibratoria, ma soprattutto, in un'ottica più generale, l'ordine di complessità dell'universo. L'ordine di complessità dell'universo. L'unica formula simile che io ho trovato in letteratura è, al posto di 432 diviso 360, il numero 6 quinti. Ma 6 quinti non vuol dire niente. Cosa sono questi 6 quinti? Quando te gli dai una vera forma e dici, uno è un angolo 360 gradi, a cui in qualche modo è come l'organo Hammond che faceva suonare degli anni 60-70, per chi se lo ricorda, negli anni 80, queste armonie incredibili, questo organo elettromeccanico si muoveva in questo modo. E l'altro è 432, che in realtà ora scopriamo che è 431.85888. E la sezione aurea è 1.618.033. Non 1,62. Ma perché non è 1,62? Vedi che l'universo ha avuto un istante in cui si è sciaccagnato, direbbero in Toscana, si è un po' accartocciato, perché si è rotta la simmetria dell'universo. Se l'universo era perfettamente simmetrico, la vibrazione sarebbe stata simmetrica e noi non esisteremmo oggi. Noi esistiamo solo perché la vibrazione è asimmetrica, cioè possiamo vederla. Te prendi una sfera d'acciaio, un cuscinetto d'acciaio, lo fai girare a specchio su se stesso, non ti accorgi che la sfera gira a specchio, perché la sfera
non lo vedi, è estremamente simmetrica, quindi non ha moti di precessione attorno al suo asse. Quello che ti fa capire che tu vivi in un respiro è andare avanti e indietro in un modo molto particolare, se no non vedi niente. Queste sono le situazioni di cui ci dobbiamo rendere conto. Noi siamo, fra un po' facciamo la pausa, state tranquilli, noi, se, vi mando a fare pipì, noi dobbiamo capire come questa informazione ora si muove. E si muove con il rapporto con l'acqua, perché l'acqua è la molecola della vita, lo dicono tutti. Perché l'acqua è la molecola della vita? Ora cercheremo di dimostrarlo. Per questo il buco nell'acqua oggi non lo facciamo, perché capiremo esattamente cosa c'è dietro la struttura dell'acqua. Se io voglio scrivere una informazione nell'acqua, come faccio? Benveniste, Journal Analytical Chemistry, 1970 e rotti, scrive un articolo in cui dice: l'acqua ha una memoria, dura una settimana, lo pigliano tutti per il culo come fosse un peracottaro qualsiasi e il Journal Analytical Chemistry è costretto a ritirare il lavoro. Ad anni di distanza, ci aveva ragione il povero Benveniste, ma ancora qualche giornalista piuttosto stupidotto crede nella sua informazione, cioè, per, ora non mi viene in mente Piero Angela, non so per quale motivo, però che le cose siano ancora così. Invece te devi informare, devi andare a leggere i lavori scientifici, poi se ne parla. Allora, se la struttura della molecola dell'acqua è quella che porta l'onda di frequenza, l'onda di frequenza è una informazione, l'informazione si sposta in qualche modo attraverso l'acqua. E perché l'acqua sì e il pentano no? No? Io cominciai a pensare, ora devo dire una cosa, che una parentesi brevissima, aveva forse a che fare questa cosa con gli studi vecchi che facevo io una volta, quando in ipnosi regressiva veniva l'addotto che ricordava di essere stato introdotto in un cilindro pieno di qualcosa che sembrava acqua, che vibrava, e accanto gli veniva, lui vedeva e descriveva in un altro cilindro sempre pieno di un liquido che poteva essere acqua, una sua copia che si formava? Era da allora che in questa cosa dicevo, eppure ci deve essere una ragione per cui questo strano racconto è fatto così. Ecco, ora vi mando a fare pipì, fra 5 minuti vi dico cosa succede, cosa c'è dietro.